Mafia Capitale è viva e prospera e l'emergenza migranti continua a riempire le tasche delle cooperative e degli amici del PD attraverso il governo. Proprio in questi giorni, infatti, Alfano, con la scusa della continua emergenza degli arrivi dei migranti, ha fatto pressione sulla Prefettura di Roma perché emettesse un bando per una mega struttura di accoglienza. Detto fatto, il 1 giugno viene pubblicato il bando, domani, fra poche ore, 10 giugno, si chiude già. Io vi vorrei ricordare che solo nel 2015 tra Prefettura e Campidoglio sono stati stanziati per l'emergenza accoglienza più di 62 milioni di euro, ma come siano stati ospitati questi migranti e quali cure abbiano avuto, di questo non abbiamo nessuna notizia. Se torniamo però a leggere il bando, io vi invito a farlo, è pubblicato sul sito del Viminale, fra le altre cose si giustifica con l'arrivo di ulteriori 70 migranti la necessità di spazi non inferiori ad ospitare 150 persone, già facendo presupporre quindi un aumento a dismisura della capacità ricettiva. Quali sono i requisiti per avere l'appalto? Basta essere semplicemente iscritti alla Camera di Commercio, poco importa che non si faranno quindi mai controlli per capire che posti siano, poco importa di sapere come saranno trattati i migranti, se avranno cure o meno, se ci saranno operatori professionali che aiuteranno effettivamente all'accoglienza e all'integrazione. Basta intascare i soldi, una pioggia di milioni di euro di soldi nostri che Renzi avrà chiesto al suo amichetto Alfano di stanziare, soprattutto perché c'è il ballottaggio per il Comune di Roma, altrimenti non si spiegherebbe tutta questa fretta di aprire e chiudere il bando. Ballottaggio significa voti e i voti li vogliono andare a prendere dai lavoratori delle coop rosse e bianche che sono sotto ricatto occupazionale di questi moderni schiavisti. I soggetti che hanno apparecchiato la tavola dove mangiare fondi pubblici sono quindi Alfano e Renzi in soccorso di Giachetti, ma sembra che a portare le pietanze a tavola sia il caro Nicola Zingaretti, presidente PD della Regione Lazio, che parrebbe aver già individuato dove fare questa mega struttura, il vecchio centro ittogenico vicino alla stazione Tiburtina. Un colpo di genio nel pieno cuore della città, costruire un ghetto nel suo punto più nevralgico per il trasporto e il movimento di migliaia di persone, piazzare un lager. Bel rilancio dell'immagine della città, non dimentichiamoci che il vecchio centro ittogenico in più deve essere ristrutturato, aggiustato, pulito eccetera eccetera, quindi altri soldi in tanti altri piccoli appalti frammentati, così si distribuiscono un altro po' di soldi sempre per ingraziarsi il voto. E così l'allegra banda Renzi, Alfano e Zingaretti apparecchiano la mangiatoia, portano le loro cooperative amiche e comincia la festa, tanto chi paga la mangiata siamo sempre noi cittadini e migranti che non avranno un servizio adeguato di accoglienza. In tutto questo l'Europa se ne lava le mani, in Italia invece di fare un'accoglienza diffusa e a piccoli gruppi si creano dei veri e propri lager che aumentano paura e disagio sociale e rendono più della droga. Non vi ricorda questo le parole di Buzzi e Carminati? Con questo PD Mafia Capitale è viva e in gran salute.